Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo con una nuova guerra tra gilde, ragazzi. In questa war non troppo difficile, quindi ho deciso di farci un video breve. Andiamo a vedere subito il primo attacco, dove scendo Anubis per primo, aspetto l'ingaggio. E poi scendo tutti quanti gli altri soldatini inclusi per ingannare le torri elettriche, ovviamente. Dopo un po' di tempo Michael, ragazzi, guardate quanto fottutamente è OP, riesce a rimanere in vita. C'è anche qualcuno più lontano che adesso è morto e tra pochissimo riusciamo anche a uccidere Michael, ragazzi, in 70.000 su di lui, incredibile. Dopo un'ora riusciamo a tirarlo giù, inutile Aries nel totem, troppo tardi, e concludiamo l'attacco. Andiamo a vedere subito il secondo. Vediamo un po' questo villaggio, che è abbastanza più semplice. Ha questa formazione che non ho mai trovato grosse difficoltà con questa formazione. Scendo Golem, prima i tank e poi tutti quanti gli altri, con ovviamente anche le truppette. Inganniamo quella torre elettrica, mi pare ce ne siano uno o due. Skill anche elettrica, ma inutilmente, perché tutti quanti i miei eroi sopravvivono discretamente, rimane praticamente soltanto elettrica che riusciamo a spazzare via, vivo persino Zucca, cosa davvero difficile. Ok, eccoli qui che si vanno a prendere l'ultima struttura, 583 punti. Andiamo a vedere il terzo attacco. Allora, qui mettiamo Anubis, Golem, Teschio, solo la zucca in alto a sinistra, perché come potete vedere c'è un muro da due e quindi lui si mette bello lì a skillare una volta, seconda volta, anche terza volta, fa un danno assurdo Vlad, che però poi ci lascia. Vedete, c'è un Ronin che skilla, qui ci sono stati dei timori che qualcosa potesse andare storto. Ma poi niente di che, ce lo siamo riusciti a prendere, anche perché Zucca indisturbata ha continuato a skillare praticamente per tutto il tempo sulle strutture in alto a sinistra, davvero semplice. Ci andiamo a prendere questo tre fiamme. Andiamo con il quarto attacco. Posizione abbastanza standard con questo villaggio, però vi assicuro, ragazzi, che questo è stato uno dei più difficili di tutti, perché è stato un casino ogni volta mettere quelle truppette, far skillare prima il totem di Valentina che caricava quindi tutti, poi far skillare tutti quanti, aspettare che finisse il buff, e poi ho deciso di mettere Zucca quasi inutilmente a sinistra, tutti quanti in alto. Perché Zucca quasi inutilmente? Perché comunque ha skillato solamente una volta prima di essere ingaggiata dal fantasmino ad essere uccisa, ma è sufficiente quella skillata per dare lo sprint necessario ai nostri eroi per spazzare l'ondata che gli è andata incontro, e rimane come sempre, come al solito, lui, Michael, che però anche qui, ragazzi, timori che a un certo punto iniziassero a sparire tutti, infondati, e ci prendiamo anche questo tre fiamme. Rimane solamente l'ultimo attacco, qui per fortuna c'erano un sacco di strutture fuori, ma proprio un sacco. Mettiamo Anubis, Aries e tutti quanti gli altri per buffare, persino Pixie ci ho voluto mettere questa volta. E Anubis l'ho messo proprio giù, sapendo che andava subito a lottare corpo a corpo. Qui ci abbiamo messo un po' a shottare tutti quanti, non abbiamo fatto proprio in fretta, e ci ho provato anche qualche volta perché entravano subito gli eroi dentro e venivano uccisi, ma dopo qualche tentativo ce l'abbiamo fatta, e poi ho dovuto lasciare che tutti quanti questi eroi per circa un minuto e mezzo a pulire tutte le strutture. Ma sono primo e siamo primi, quindi saluto gli Obscurited, i Rivoltosi, i The Lannisters, gli EXS e i Royal Guards, ragazzi, vi saluto tutti. E poi ho deciso anche di fare un bel triplone, ed ecco qua che ho beccato il secondo Anubis con spiegare 1, sufficiente per farlo expare, perché mi volevo fare il secondo Anubis con pelle coriacea. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.